Qui con Raffaele Imparato, innanzitutto tanti auguri, è diventato papà da pochi giorni, come stai innanzitutto? Questa settimana è stata molto importante perché prepara la squadra in vista della partita di domenica contro il Roseto, il ritorno della semifinale. Sì, no, innanzitutto grazie a tutti, anche ai miei compagni di squadra che mi hanno festeggiato questa settimana, però insomma domenica ci apprestiamo ad affrontare la semifinale di ritorno. Insomma, ci hanno dimostrato all'andata che non sarà una partita facile, anche perché probabilmente loro avranno meno pressione di noi, non avranno nulla da perdere e quindi se la giocheranno alla morte. Quindi ci vorrà grandissima concentrazione e fare ciò che sappiamo fare, insomma. Esatto, all'andata la gara è stata più combattuta del previsto, anche se diciamo in questa gara di ritorno rientreranno tre pedine importanti come Mustone, Natiello e Capozzoli. Come sì, no, ma ho capito, ma quelli che c'erano domenica non hanno fatto rimpiangere. La prestazione va a prescindere da chi scende in campo. Forse domenica abbiamo commesso delle ingenuità, degli errori di concentrazione che domenica non dovremo ripetere, perché loro ci daranno battaglia fino alla fine. Ecco, il campo del Roseto, diciamo, un campo abbastanza stretto. Questo può essere secondo te un vantaggio o uno svantaggio per l'Acropoli? Dobbiamo avere sicuramente moltissimo rispetto per i nostri avversari, perché domenica ad ogni nostro errore ci hanno punito. Indipendentemente dalle condizioni del campo, io credo che, ripeto, oltre al rispetto e l'umiltà, dobbiamo scendere in campo con grande determinazione e concentrazione, cercando di dare il massimo, poi alla fine della partita vedremo. Chi passa tra Acropoli e Roseto affronterà la vincente tra Lavello e Brindisi, quindi con l'Acropoli che potrebbe, in caso di superamento del turno, affrontare il Brindisi dell'ex allenatore Olivieri. E sarà una gara, insomma, che se dovesse passare non solo stimolante dal punto di vista della posta in palio, ma anche per affrontare un avversario piuttosto blasonato, insomma. Ma sicuramente sì, ma noi in questo momento ci dobbiamo interessare esclusivamente del Roseto, perché c'è una partita da disputare con ancora un risultato in bilico, quindi alla finale poi ci penseremo, insomma, andiamo una partita alla volta. Grazie Raffaele, auguri di nuovo. Grazie a voi, forza Acropoli. Sempre.